concluse ieri a Palermo le commemorazioni in ricordo della strage di Via D'Amelio. Il PD nazionale pronto a silurare Crocetta, da Roma si parla di situazione insostenibile. In arrivo una pioggia di finanziamenti sulle scuole pubbliche di Casteldaccia. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Media News. Oggi è lunedì 20 luglio. Si sono concluse ieri a Palermo le commemorazioni in ricordo della strage di Via D'Amelio, presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Commemorazione ieri a Palermo per ricordare l'eccidio di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Un po' sottotono quest'anno, sotto il palco allestito dalle agende rosse proprio in Via D'Amelio c'erano soltanto 300 persone, molte delle quali provenienti da oltre lo stretto e quasi tutte aderenti al movimento animato dal fratello del giudice ucciso dalla mafia 23 anni fa. Alle 16:58 un minuto di silenzio in ricordo delle vittime. A parlare poi Salvatore Borsellino. Palermo ha ucciso suo figlio, che invece l'amava tanto, ha detto. Del resto questa città ha scannato tanti suoi figli, ma noi non ci fermeremo, andremo avanti finché non avremo giustizia. In Via D'Amelio c'erano anche il sindaco di Palermo Lulu Corlando, il sindaco di Messina Renato Accorinti, Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro Massimo, i PM Nino Di Matteo e Roberto Tartaglia, il questore Guido Longo, che quel pomeriggio del 19 luglio del 1992 fu uno dei primi ad accorrere sul luogo della strage. Presenti anche i ragazzi di Addio Pizzo con le loro magliette colorate. Anche il Presidente della Repubblica ha presenziato alle manifestazioni, lo ha fatto però sabato pomeriggio, quando si è recato in Via D'Amelio per ricordare il giudice e le altre tante vittime della mafia. Assente il Presidente Crocetta per decisione sua e anche per invito dei familiari di Borsellino, la sorella Rita nei giorni scorsi gli aveva inviato un SMS in cui chiedeva di non partecipare alle commemorazioni. E adesso le parole del ministro dell'Interno, Angelino Alfano, intervenuto alle commemorazioni in ricordo della strage di Via D'Amelio, e quelle di Rita Borsellino, sorella del magistrato ucciso. Oggi la Sicilia ha una grande inquietudine per quello che è venuto fuori e che io sfido chiunque a dimostrare che ci sia un altro paese del mondo, non solo del mondo occidentale, in cui si possa verificare che la mattina, a seguito di alcune intercettazioni pubblicate da un giornale, tutte le più alte cariche dello Stato prendono posizione. Tutte le più alte cariche dello Stato. Dopodiché prendono posizione anche i diretti interessati, la dottoressa Borsellino, il Presidente della Regione. Il pomeriggio il Procuratore della Repubblica smentisce l'esistenza di queste intercettazioni. Dopodiché il direttore del giornale smentisce il procuratore della Repubblica, che è chiamato a sapere. Il procuratore della Repubblica smentisce il direttore del giornale e il direttore del giornale per la seconda volta smentisce il Presidente della Repubblica. Queste cose, il Presidente e il procuratore della Repubblica, queste cose non si verificano neanche nel mondo giuridico meno sviluppato e meno evoluto. Noi dobbiamo far qualcosa e sono convinto che questa legge che regoli le intercettazioni prima o poi sarà approvata. Paolo parlava di Palermo come una terra bellissima e disgraziata e l'amava visceralmente, con tutte le sue contraddizioni. Una delle frasi più famose di Paolo è: quel Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore, diceva, consiste nell'amare ciò che non piace per poterlo cambiare. Ecco, oggi Manfredi l'ha ripetuto con le sue parole appassionate. Verrebbe voglia di andare via e di abbandonarlo al suo destino, ma non si può e non si deve. Sono gli altri che devono andare via, non siamo noi che dobbiamo andare via. Certo, rimango e devo dire che 23 anni fa lo hanno scelto i miei figli, tre ragazzi sui 20 anni, di restare ad abitare qui, perché io volevo scappare via. Non andare via da Palermo forse non era nelle mie, non ero capace di pensare in quei momenti, ma volevo scappare, letteralmente scappare, e loro mi hanno insegnato che invece non si scappa davanti alle difficoltà, ma si affrontano, perché solo affrontandole si possono ottenere dei risultati, e sono grata a questa loro scelta. Il PD nazionale pronto a silurare Crocetta. Da Roma si parla di situazione insostenibile in Sicilia dopo lo scandalo delle intercettazioni e le parole di Manfredi Borsellino.
Intercettazione o non intercettazione, dopo le parole di Manfredi Borsellino, la situazione in Sicilia è insostenibile. Queste le parole di Deborah Serracchiani, vice segretaria del PD, oggi alla Repubblica. E Matteo Renzi ha comunicato la sua decisione, stabilire una strategia di uscita per la giunta Crocetta. Al Nazareno parlano di delegittimazione del governatore ormai evidente. Quanto ha detto Manfredi, raccontando la solitudine, il calvario della sorella Lucia, le difficoltà, le ostilità e le offese subite, solo per adempiere al suo dovere di assessore alla sanità, quasi un corso e ricorso della vicenda del padre Paolo, mi hanno scosso, dice la Serracchiani. Politicamente c'è certo il timore che il PD, andando al voto, perda la Sicilia, anzi la regali ai 5 Stelle. Un sondaggio che circola al Nazareno parla infatti dei democratici ridotti al 17% e dei grillini che li doppierebbero. D'altra parte si rischia di logorarsi, riflette sempre la Serracchiani. A lei, a Lorenzo Guerini, l'alto vicesegretario, al sottosegretario Davide Faraone è stato affidato il dossier Sicilia. Entro la fine della settimana il PD dovrà prendere una decisione su Crocetta e Renzi su questo è stato molto chiaro. Crocetta, il presidente della regione, ha rotto ieri il silenzio e ribadisce che non ha intenzione di dimettersi e che nello scandalo delle intercettazioni anche lui è una vittima come Lucia Borsellino. Se il PD vuole le mie dimissioni, voti la sfiducia, così si renderà complice dei golpisti e passerà alla storia come il partito che ha ammazzato il primo governo antimafia della storia siciliana. Rosario Crocetta, nel giorno dell'anniversario di Via D'Amelio, rompe il silenzio. Dopo aver ribadito che non si dimette, respinge al mittente ogni ipotesi di mediazione e lancia la sfida al PD, che ancora deve decidere cosa fare in vista di un possibile ritorno alle urne. Al centro dell'imbarazzo del Partito Democratico i dialoghi tra il medico Matteo Tutino e l'ex manager di Villa Sofia Giacomo Sampieri, vicini al presidente, intercettati dal NAS a discutere di nomine e spartizioni di posti di potere nella sanità. Io non ho mai esaudito alcuna loro richiesta, ho sbagliato a fidarmi di loro, ha detto Crocetta. A Palermo nel fine settimana ne hanno discusso i vertici del partito, da Davide Faraone al capogruppo Antonello Cracolici al segretario Fausto Raciti. Ma la proposta di mediazione avanzata a Crocetta è stata respinta al mittente. Anche Giampiero D'Alia, presidente nazionale dell'UDC e alleato del governatore, sembra averla abbandonato. Nel giorno di Paolo Borsellino ha detto Crocetta avrebbe fatto meglio a rimanere in silenzio. Se proprio doveva parlare, poteva chiedere scusa a Lucia e ai suoi familiari. Fabrizio Ferrandelli non è più un deputato regionale. Come annunciato ieri, ha firmato la lettera di dimissioni. Ferrandelli ha maturato questa decisione dopo aver partecipato alla cerimonia solenne al Palazzo di Giustizia di Palermo per commemorare l'anniversario della strage di Via D'Amelio, alla presenza del Presidente della Repubblica. Ma da mesi è critico con il governo Crocetta. Questa mattina a Palermo ha illustrato il percorso dei coraggiosi siciliani per cambiare il PD e per affermare in Sicilia una nuova stagione. Ascoltiamolo. Con i coraggiosi inizia la rottamazione anche in Sicilia. La rottamazione si era fermata a Reggio Calabria e oggi arriva anche in Sicilia. Noi riteniamo che ci sia un'esperienza da superare, una classe politica da superare. Chi ha governato per 6 anni e non ha fatto riforme non le farà né in 6 giorni né in 6 mesi. Riteniamo di dover lanciare finalmente un appello a quei 2.600.000 siciliani che non votano più, non ci credono e vogliamo che diventino maggioranza all'interno delle istituzioni. Lancio la sfida agli altri 24 parlamentari del Partito Democratico e soprattutto a Grillo e a Grillini, che escono dai blog e mettono nero su bianco la firma, come ho fatto io, sulle loro dimissioni, così da mandare a casa questo governo regionale. Oggi io sono veramente un cittadino, non un onorevole cittadino con lo stipendio da parlamentare. Quali saranno i prossimi passi? Radicamento in tutta la regione, stanno già sorgendo comitati dei coraggiosi in tutte le province, gireremo tutta la Sicilia perché riteniamo che è il momento di chi ha coraggio e chi ha le poltrone preferisce la Sicilia. È pericoloso stare là dentro in un clima di asfissia che fa finta di non capire quello che sta accadendo in Sicilia. Io voglio stare con le persone, con i cittadini e siccome bisogna essere credibili, bisogna dare l'esempio. Io ho dato un esempio e combatterò con loro da cittadino insieme ai cittadini. Le 3 linee del tram di Palermo saranno ultimate entro settembre. Il traguardo dunque ormai è vicino, ma per la messa in funzione bisognerà aspettare ancora.
L'inaugurazione del tram a Palermo è sempre più vicina, imprevisti permettendo, tutte e tre le linee dovrebbero essere pronte entro il mese di settembre. La linea 1 è già completata, la 2 lo sarà tra agosto e inizio settembre e la 3 a fine mese. L'opera da oltre 300 milioni di euro dovrà entrare in funzione tassativamente entro quest'anno per non dover restituire i soldi all'Unione Europea. I sacrifici dei palermitani saranno quindi ripagati, visto che il tram consentirà al capoluogo siciliano di rimodulare le linee degli autobus, collegare alcune periferie al centro città e incentivare a lasciare a casa l'auto per abbattere lo smog e il traffico. C'è però un dettaglio: aver completato le linee non significherà farle entrare in funzione da subito. Serve infatti il via libera della commissione agibilità nominata dal Ministero per le prerogative di sicurezza. A questo va ad aggiungersi anche il fatto che 55 conducenti che si stanno formando ancora devono sostenere gli esami presso l'apposita commissione da nominare. Di certo però finire i cantieri sarà un grosso traguardo. Il comune di Casteldaccia cerca di far quadrare i conti. Un primo passo potrebbe essere rappresentato dalla lotta all'evasione fiscale. Ascoltiamo il sindaco Fabio Spatafora. Anche noi siamo sempre sul filo del rasoio. Quest'anno abbiamo, all'ultimo consiglio comunale della settimana scorsa, abbiamo dovuto aumentare l'addizionale IRPEF allo 0,8, quindi al massimo consentito a tutti i comuni siciliani e italiani. E consideriamo che la regione ha un addizionale regionale IRPEF che è all'1,76%, quindi più del doppio di quanto un comune possa fare per sopravvivere. La regione siciliana ha fatto mutui trentennali per pagare tutti i debiti fatti negli anni passati. Anche noi siamo costretti a aumentare l'addizionale IRPEF per poter sopravvivere. L'addizionale IRPEF è l'unica tassa che noi abbiamo certezza di incamerare, introitare, mentre le altre tasse, la TASI, l'IMU, eccetera, sono delle tasse che sulla carta entrano, ma poi c'è l'evasione fiscale. Noi abbiamo iniziato da tempo a fare una banca dati seria, e abbiamo scoperto tantissimi evasori, sono stati oggetto di avviso e stanno cominciando a pagare. Questo ci permetterà di coprire un buco creato negli anni passati, ci permetterà di coprire quelle spese folli che si sono fatte negli anni passati e nello stesso tempo ci permetterà di abbassare, speriamo, l'anticipazione di tesoreria, che è al massimo sempre, perché per riuscire a pagare gli stipendi ogni mese facciamo salti mortali e quindi sfruttiamo tutte quelle che sono le nostre possibilità. In arrivo una pioggia di finanziamenti sulle scuole pubbliche di Casteldaccia, oltre 1.500.000 euro per lavori a 360 gradi. I finanziamenti recenti che abbiamo ottenuto riguardano l'Istituto Comprensivo di Casteldaccia. La scuola media Luigi Capuana ha ottenuto un finanziamento di circa 500.000 euro per l'adeguamento alla normativa CEI e antinfortunistica, che andrà a completare dei lavori che erano stati avviati con un progetto PON, grazie sempre alla collaborazione tra scuola e comune. Questo ultimo finanziamento di 500.000 euro ci permetterà di adeguare totalmente gli impianti scolastici e ottenere il certificato di prevenzione incendi. Poi c'è la scuola elementare. La scuola elementare di via Trapani, anche questa fa parte dell'istituto comprensivo, ha ottenuto un finanziamento di 780.000 euro circa. Entrambi i finanziamenti, per entrambi le scuole il comune comparteciperà al finanziamento con il 5%. È stata una decisione presa dall'amministrazione proprio perché ci permetteva di ottenere 5 punti in più per ogni progetto presentato. Ci sembrava opportuno gravare sul bilancio comunale, che sappiamo che è già in crisi, per un fine superiore, che è quello di rendere le nostre scuole migliori e sicuramente più sicure per i nostri bambini e per i nostri ragazzi. Anche nell'asilo nido c'è stato un finanziamento anche per l'asilo nido? Sì, grazie al distretto sanitario abbiamo ottenuto due finanziamenti, uno di 80.000 euro circa e l'altro di circa 100.000 euro per adeguare la parte interna e la parte esterna e comprare anche dei giochi per i bambini. Anche la scuola elementare di Lungarini è oggetto di finanziamento. Uno è i lavori sono ancora in corso e abbatterà le barriere architettoniche, si realizza infatti un ascensore, e un altro finanziamento abbiamo ottenuto di 250.000 euro che sarà gestito dal provveditorato opere pubbliche.
Un uomo di 29 anni, Umberto Mustacchi, è stato fermato dai carabinieri a Palermo perché è ritenuto l'autore di un'estorsione compiuta nel giugno scorso ai danni di un cantiere di via Roma. Le indagini sono state coordinate dalla DDA. Mustacchi avrebbe chiesto al titolare di consegnargli 1.500 euro come prima rata a titolo di messa a posto. Mustacchi si sarebbe recato più volte nel cantiere dicendo di essere un emissario della famiglia mafiosa di Porta Nuova. L'esattore avrebbe intimato titolare di interrompere l'esecuzione dei lavori fino a quando non avesse versato quanto richiesto. Il fermato si trova rinchiuso al carcere dei Pagliarelli. Ieri pomeriggio nell'atrio di Casa Professa a Palermo la presentazione del libro Stragi della giornalista Rita Di Giovacchino, un'occasione per discutere e confrontarsi sul tema della mafia proprio nel giorno del ricordo della strage di Via D'Amelio. Passione, nostalgia e voglia di verità, questi i punti cardine del libro Stragi della giornalista Rita Di Giovacchino, presentato ieri nell'atrio di Casa Professa a Palermo. Un'occasione per discutere e confrontarsi sul tema della mafia proprio nel giorno del ricordo della strage di Via D'Amelio. Un volume con cui l'autrice ci consegna l'inchiesta più aggiornata sulla catena di avvenimenti drammatici che ha accompagnato il violento passaggio tra Prima e Seconda Repubblica. Un sistema che ha fatto sentire la sua voce in tutti i passaggi cruciali della storia d'Italia, con omicidi e bombe che hanno procurato ferite nel corpo del paese mai rimarginate. Dietro le stragi, spiega Rita Di Giovacchino, si muovono ombre che nascondono pezzi deviati delle istituzioni e dei servizi segreti italiani e stranieri. Una cupola criminale interessata alla destabilizzazione del Mediterraneo, cominciata in Italia con le bombe di mafia e che trova oggi nella crisi della Grecia e nelle minacce dell'ISIS il suo approdo. Un viaggio, insomma, negli anni più torbidi del nostro paese, quello in cui ci accompagna Rita Di Giovacchino, che da oltre 30 anni racconta l'Italia delle trame lungo un filo di sangue che non si è mai interrotto. Presente il senatore Michele Figurelli, membro della Commissione parlamentare antimafia dal 1996 al 2001, l'onorevole Francesco Forgione, ex deputato della regione siciliana, già presidente della Commissione parlamentare antimafia, e a moderare il giornalista e presidente dell'Unione Cronisti in Sicilia, Andrea Tutto il Mondo. Questa sera alle 21.30 nel teatro di Villa Pantelleria di Palermo, Emma Dante presenterà Odissea Movimento numero 1, primo studio di uno spettacolo liberamente tratto dal poema omerico che la regista realizzerà il prossimo anno con gli allievi della Scuola dei Mestieri dello Spettacolo del Teatro Biondo. Dopo le repliche palermitane, in programma fino al 31 luglio, lo studio sarà presentato al Teatro Olimpico di Vicenza il 26 e il 27 di settembre. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.